Ottava edizione, gala del cinema e della fiction campana, il cui obiettivo è di valorizzare le risorse turistiche e paesaggistiche in materia audiovisiva come volano economico nei vari segmenti d'impresa. Via alle immagini. Ci abbiamo incontrato colui che oramai ci travolge, ci coinvolge, dietro la sua maestria, il suo talento universale. Lui è Alessandro Siani, cioè benvenuto. Per ogni artista stai dicendo le stesse frasi, io ti voglio bene, stavo sentendo prima con Massimiliano Gallo che si percepisce. Però funzionano sempre, che sta cosa credo? Senti, ti ho lasciato con un premio e te ne ritrovo con un altro. Non sai che allora... volevo pigliare una foto. Cioè, fammi capire, dai miracoli alla felicità, com'è sta storia? Beh, poi dimmi se felicità ne parliamo quando. Quando uscirà. Se accettano miracoli stasera dice che c'è un premio. Ti ridi, perché è un premio ma stanno sfuttendo, chi lo sa. Perché accettano miracoli. Madrina Shalama è dopo aver visto Massimo Ranieri e vedere che sono stato premiato. Ti ricordi quella storia che io dissi tutto quello che tocchi diventa oro? Ma sto pensando al singolo che hai fatto a quattro mani con rapper Clementina, io sei diventato un singolo d'oro, cosa? Sono contento e speriamo che non c'è un bignambo. Hai capito? Grazie. Questa sera è serata di raccolta. E questo impegnare, dico, penso anche al musical, Sold Out, no? Dove tu praticamente anche lì hai sovvertito in genere, perché dalla commedia si passa al film, tu invece dal film sei passato alla commedia. Sì. Ma quando è, quando è che passiamo a mangiare? Questo stai dicendo. Comunque quindi... ringrazio il pubblico sempre che mi dà la possibilità di poter sperimentare e soprattutto faccio sempre nuove cose per poterti rivedere. Pensano come sono guaiato. Anche come produttore, devo dire. Lui è il regista campano Gianluca Anzanelli. Ciao e benvenuto. Ciao a voi, grazie. Campania Felix in tutti i sensi, dal veicolo culturale al cineturismo, all'audiovisivo, alle produzioni campane, dove tu sei stato premiato appunto con questo Troppo Napoletano o questa favola tenera, no? Dove praticamente si sdoppiano anche i rami sociali tra il ragazzo di quartiere e la ragazza benestante, dove l'emozione diventa passione. Ma hai detto tutto, io cosa posso aggiungere? No, beh, c'è un po' un momento magico per Napoli, perché stanno girando qui tanti film e Napoli ha un potere, una magia straordinaria che nel cinema forse trovano la loro espressione ideale, perché è un posto ricco da tutti i punti di vista, quindi sia estetico, perché dove punti una macchina da presa c'è sempre qualcosa di bello, e naturalmente anche dal punto di vista umano, perché abbiamo una galleria di personaggi straordinari, di attori, ma anche solo di figuranti, di caratteristi, quindi è molto un grande vantaggio, un privilegio girare a Napoli. Vince Troppo Napoletano di Gianluca Anzanelli. Grazie, grazie, volevo segnalare che appena fatto un decreto legge per cui ogni commedia dovrà avere Giovanni Esposito nel cast. Dove sei, Giovanni? No, volevo condividere il premio con tutta la squadra che è qui presente, a cominciare da Alessandro Siani, che è stato un produttore d'eccezione, che è qui da qualche parte, a molti dei protagonisti del film, non solo Giovanni, ma Gigi e Ross, Gigi attrice, e naturalmente la star del film. Vieni qua, vieni a prendere il premio. È straordinario. Gennaro Guazzo, straordinario. Di una parola, Gennaro. Grazie. Allora io ringrazio veramente gli attori che hanno partecipato in questo film. Era una produzione che si chiama Cattarea Lab. Diciamo il termine produttore non è più giusto nei confronti, se i produttori, quelli che cacciano, insomma, guardate, quindi, come è importante, sono quelli di cattare, sono uno strumento tra chi ha un'idea e chi magari, voglio dire, vuole cacciare i soldi. Io sono lo spartiacque, però mi fa piacere perché si è creato uno spazio, una possibilità che ha dato a Gennaro, anche magari a Gigi e Ross, di provare per la prima volta questa,
questa bella emozione del cinema, si entra sempre in punta dei piedi, perché è sempre una cosa importantissima, soprattutto quando si tratta della campagna. Fare un film in campagna è ancora più complicato, perché si dice sempre raccontare una Napoli diversa, ma la verità è che esiste una sola Napoli, e siamo noi napoletani che siamo diversi. Quindi anche questo film ha cercato di prendere magari un pubblico che era, come dicevo, con il grandissimo Gianfranco Gallo, che volevo fare un grande applauso alla famiglia Gallo, una risorsa straordinaria. Lei è Shalana Santana, ciao, innanzitutto benvenuta. Grazie, grazie a te. Questo castello medievale ti ha suggerito anche la Mise? No, per fortuna è andata benissimo. Questo è un abito meraviglioso, fatto su misura, fatto per me da Esther Gata. Tu ormai sei di adozione campana, no? Questa sera si celebra appunto l'Oscar del cinema campano. Quanto ti fondi, essendo che sei anche un'attrice, ricordiamolo, anche una pellicola con un regista campano, come posso dire, si celebra sì il cinema, si celebra anche l'immagine, il cineturismo, si celebra anche l'indotto che può portare il cinema come beneficio anche per il territorio, per i paesaggi, la tua riflessione? Meno male che c'è questa iniziativa, perché come dicevi tu, per tutto quello che si produce in campagna è importantissimo, perché dai spazio, divulga, ma poi chi partecipa al galà sa di partecipare ad un evento che ha come obiettivo questo lavoro qua, a 360 gradi, che siano produttori, registi, attori, attrici, quindi è importante, è prestigioso, sono veramente contenta di essere una delle madrine. Padrone di casa, l'attore istrionico della Verve Silarante, travolgente, che da sempre fa ansimare la mia anima, lui è il campano Maurizio Casagrande. Ciao caro. Ciao, belle parole. Parla bene, non capisco che dice, ma parla veramente bene. In alto uniforme. Eh sì, come dire, siamo all'ottavo anno. L'ottavo anno va premiato, perché è vero che si dice che c'è la crisi del settimo anno? E c'è. La crisi del settimo anno esiste. Siamo passati all'ottavo, quindi per me è il primo anno della nuova era. Tante pellicole, mai come quest'anno la Campania in auge. Penso Gli Indivisibili di De Angelis, che ha catturato l'attenzione alla Biennale di Venezia. Vita, cuore e battito, no? Che ha sbancato i botteghini. Si accettano miracoli. Come no? No? Cioè, come dire, ci sarà una scelta molto ardua da parte della giuria tecnica. Fortunatamente io non ne faccio parte, se la vedono loro io dico chi ha vinto e non me ne assumo nessuna responsabilità, perché dico sinceramente, della competizione mi interessa veramente poco. Quello che trovo importantissimo è portare sul territorio queste persone, quelle che fanno il cinema, che fanno la televisione, che fanno lo spettacolo in Italia e anche al di fuori dell'Italia, perché noi esageriamo, si può arrivare ovunque, e quindi portarli qui, farli vivere questo territorio, farli vivere le persone che hanno conosciuto, che fanno parte di questo territorio, e costruire altre cose. Ma canonica domanda, tu che sei maestro di vita, di espressione, di libertà anche emotiva oltre che artistica, i palcoscenici che andrai a guidare, è un consiglio a tutti i ragazzi che vogliono avvicinarsi anche a frequentare i workshop? Io guarda, sono dell'idea, beh, i palcoscenici tanti, sono in giro con uno spettacolo che sto facendo da tanto tempo, e sono già 2 anni che lo porto in giro. È uno spettacolo che mi dà molto divertimento, perché si chiama E la musica mi gira intorno, il titolo deve far capire che c'è anche la musica in uno spettacolo molto divertente, che diverte il pubblico e me. Quello che dico ai ragazzi con i workshop, dico ragazzi, fateli, partecipate, ma informatevi bene su chi è quel signore o quella signora che vi insegnerà delle cose. Domandatevi sempre, ma lei o lui quelle cose le sa? Di film drammatico, Massimiliano Gallo, Il mistero si impitisce, Per amor vostro di Giuseppe Gaudino. No, per me è un riconoscimento importante, perché chiaramente quando riesci a ritirare un premio nella tua terra la cosa ti rende orgoglioso, particolarmente orgoglioso, quindi è un galà molto importante che sta crescendo sempre di più anno dopo anno, ed è un modo per rincontrarci noi e per parlare di lavoro, parlare di cose importanti. Beh, del resto tu sei anche reduce dalla Biennale, penso al ricordo dell'anno scorso, dove la Golino inizia
vinse la Coppa Bull, ebbe anche delle belle parole, devo dire, per te. Sì, sì, quello è un film che mi ha portato fortuna e che poi ho avuto la candidatura ai Nastri, ho vinto Albifest come miglior attore, insomma è un film che mi ha dato molte soddisfazioni, un film coraggioso perché era molto complesso, però ci ha premiato un po' tutti. In questo premiare sto pensando una commedia autoriale, tu e tuo fratello? No, io e mio fratello ancora non ci siamo riusciti, però ho girato quest'estate due film a Napoli, uno si chiama Veleno che è drammatico sulla Terra dei Fuochi e uno però invece è una commedia che si chiama La Parrucchiera di Stefano Incerti che uscirà fra poco, quindi su quello ci siamo riusciti, insieme ancora no, ma presto penso che faremo un film nostro. Il territorio campano riesce sempre a dare sfondo dietro a, tra virgolette, anche le sue difficoltà, tutta una miriade di fiction. Sta producendo tantissimo, io poi a Napoli avevo già girato I Bastardi di Pizzo Falcone per Rai 1 che andrà in onda credo a gennaio e sto girando Sirene che è una serie sempre per Rai 1, sempre ambientata a Napoli, si vedrà una Napoli molto bella, delle location particolari. Io credo che è un ottimo momento per la nostra regione, quindi il fatto che sia passata una legge sperando che poi venga messa a regime è segno insomma di grande maturità. Un pezzo di storia del cinema e del teatro italiano, Rui Alessio Boni, ciao e benvenuto. Ciao, ho visto prima che ti divertivi con Giovanni Esposito, che è un grandissimo mio amico Johnny, infatti, quel disgraziato. La Campania ti sublima nella tua arte, nella tua espressione, nella tua libertà interiore. Che meraviglia. Ma sai cosa mi sublima questa cosa qua? Questo studio architettonico che è il castello proprio qua. Che è tu che ami molto le linee, no? Le linee, sì. Queste sono diagonali, guarda, sono merletti meravigliosi. No, questa location mi affascinava, non l'avevo mai vista, quindi nel momento in cui mi hanno accolto così, ho preso, guarda, ti giuro, oggi fino alle 6 ero sul set, ho preso il primo treno alle 7, sono venuto giù. Perché, ma non per, non, credimi, non è tanto per il premio, perché guarda, sì, ok, i riconoscimenti fanno piacere, eccetera, ci mancano, ma sei avvizzo, è tutta una serie di cose, capito? Però l'atmosfera poi che regna sopra, diventa un fatto, ecco, il fatto che siamo qui adesso io e te è un fatto o no? Diciamo le cose come stanno. Identità, nitidezza, definizione. Invece a me mi piace fare un excursus, ritornare a quello che eri quando eri adolescente, dove praticamente ti sei impregnato di tutte quelle che sono le professioni, no? Mi ricordo dall'animatore al Pony Express, il pizzaiolo, anche il babysitter ho scoperto. Anche il piastrellista con i miei genitori, sì. Cioè, quello ti ha forgiato e ti ha temperato molto quel periodo, secondo me. Ma non mi faceva paura nessun tipo di lavoro, quindi se funzionava e prendevano l'accademia, bene, altrimenti io potevo farsi, perché ogni lavoro si è fatto dignitosamente, ma perché? Che male c'è? Se uno fa il contadino, è una roba meravigliosa, quindi ogni professione, se è veramente appassionata, diventa sublime. E poi appunto la trasposizione con la recitazione come arriva? È stato per caso, stavo facendo l'animatore turistico, poi un capo animatore mi ha detto, ma lo sanno tutti chi sta? Guarda che tu potresti tentare al centro sperimentale, che cos'è? Ho cominciato a studiare, poi ho tentato l'accademia, mi hanno preso ed è partito tutta una serie di cose, ma la cosa più fortunata è stata gli incontri, dal maestro Orazio Costa, Andrea Strallis, Luca Ronconi, Giordana, Streller, Peter Stein, Carlo Lizzani, la signora Cavani, questi davvero che ti hanno affinato, ti danno tantissimo. Ecco. Lui è il campano Edoardo De Angelis, ciao innanzitutto e benvenuto. Come stai? Sto bene e mi fa molto piacere che il tuo obiettivo, che sei riuscito a ristringere sempre di più sui piani, dagli intrecci del Mozzarella Stories, no? Queste storie che si intrecciavano, al Perez, il conflitto tra l'uomo e l'ambiente, l'obiettivo sui primi piani di queste due gemelle è stato un vero e proprio capolavoro e la critica ti ha dato il frutto che speravi. È vero, hai detto bene, è un obiettivo che si restringe, anche come focale, fino ad arrivare a questo che è un primo piano, però strano, perché è sempre un primo piano a due, è un campo che è sempre anche un controcampo in contemporanea, qualcosa di spiazzante anche per me mentre lo giravo, però mi ha spinto in una dimensione di linguaggio che mi ha emozionato a scoprire. Infatti l'ho trovato un po' terreno, un po' spirituale, non c'era mai un equilibrio, appunto questo squilibrio, ecco, da lì l'emozione secondo me. È vero, è il bilico quello che cerco, che crea quella sorta di vuoto d'aria che dà appunto il disequilibrio tra bello e brutto, tra attrazione e repulsione, tra
vecchio e nuovo. E queste gemelle, cioè, sei riuscito praticamente per 3 mesi a imprigionarle l'una dentro l'altra, cioè attitudine e rettitudine al tempo stesso. Sì, sono, in realtà sono, volevo che fossero, che vivessero come un unico personaggio, dilaniato da due forze sentimentali contrapposte, da un lato il desiderio, dall'altro la paura, che è qualcosa che possiamo sperimentare tutti noi al cospetto del futuro, quando si profila come possibilità. Anni, pensando agli spot che ti vedono sempre imperversare lungo tutto l'etere televisivo, no? Oggi gli spot sono dei veri e propri corti cinematografici, di costume proprio. Sì, quando si fanno bene, quando sono scritti per bene, c'è la passione per farli, che non li tratti con la mano sinistra come se fossero un bancomat, ma quando ci credi realmente, perché può essere una micro storia raccontata in 30 secondi, allora sì, è ovvio che c'è la parte commerciale, però ci sono delle storie divertenti. Ricordiamo la tua dimensione, però è il palcoscenico teatrale, no? Le battute li nascono, li interpreti, li trattieni e dialoghi con il pubblico, ecco, in maniera proprio massima, devo dire. Grazie, sì, diciamo che quello è il posto dove un attore si sente più a proprio agio, diciamo. Non ci sono filtri e non c'è un montatore che monta cose, non c'è una macchina da presa che prende quello che magari tu pensi di aver fatto e non l'hai fatto, e quindi quello è un mezzo diretto. Duo esilarante, istrionico, che sanno essere anche bravi nell'animo oltre ad essere dei valenti conduttori, lo sono Gigi e Rosso. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. E bentornato. Ecco, bentornato. Stasera si celebra la Campania, dietro questo volano del cineturismo, valorizzare il territorio quanto è fondamentale anche per chi si occupa ovviamente di cinema, di cultura, di art. Ma è importante, è molto importante, perché lo dicevamo anche prima, queste manifestazioni hanno per fortuna un senso, per noi che tra virgolette produciamo arte o cultura, ma soprattutto per i fruitori, cioè per il pubblico che viene a vedere noi, che segue l'arte in generale, il cinema, la fiction. Bene, bene, ben venga, secondo me se ne devono fare più edizioni all'anno, nello stesso anno più edizioni. Ti faccio diventa serio, si sta promuovendo e al tempo stesso definendo la legge sul cinema, no? Dove appunto si creano queste sinergie, dove finalmente si dà dignità a un comparto completo di questo settore spesso tanto bistrattato. Ma guarda, in realtà noi siamo convinti di una cosa, che oggi come oggi fare cinema, fare arte, se si ha una forza di volontà reale, non serve neanche avere poi tanti mezzi. Noi conosciamo tantissimi colleghi, tantissimi attori che hanno fatto piccole cose a teatro ma di cui si è parlato tanto, certo. Tanti colleghi che fanno tante cose sul web che sono bellissime, e anche piccole realtà cinematografiche che poi piano piano, certo, avere dei sovvenzionamenti, avere degli aiuti sarebbe cosa più gradita, e anche potrebbe portare tante persone ad avere, sì, più voglia di fare questo lavoro. A sperimentare soprattutto. Però si può sperimentare fortunatamente oggi con le nuove tecnologie, davvero partendo dal basso ma facendosi vedere dappertutto, quindi siamo fiduciosi, insomma. Paradiso delle signore, già a vederti uno potrebbe capire il paradiso, no? Oggettivamente parlando, vista la tua armonia, un'armonia che ti ha fatto trionfare anche sul palcoscenico nazionale, appunto del concorso massimo di bellezza che è Miss Italia, no? Tracce interiori che poi ti hanno forgiato anche nel temperare il tuo io, ma anche il tuo spirito, e da lì forse partire per questa nuova evoluzione di carriera. Certo, sicuramente quello di Miss Italia è stato un grandissimo trampolino di lancio e importante per arrivare qui oggi anche alla formazione di attrice, che probabilmente appunto non sarebbe mai successo se non fosse passata da Miss Italia, e poi col tempo appunto c'è stata questa preparazione man mano per questo lavoro che mi piace tantissimo e che continuo a farlo sperando di farlo appunto sempre al meglio. Daria, tu da modella, pensare Dolce & Gabbana ha scelto Napoli come località per veicolare, no, il suo marchio, il suo brand, dove praticamente, ecco, tutta la città ne ha fruito, non solo dietro ai loro colori, all'immagine, l'indotto appunto che ha creato, no? Quanto è importante, ma poi ti chiedo, anche in chiave un po' polemica, è possibile arrivare uno stilista da fuori per far muovere, far fibrillare dietro a un privato con la nostra città? Beh, io credo che Dolce & Gabbana sia da sempre Dolce & Gabbana, un grande marchio, un grande leader nel settore della moda a livello proprio internazionale, e io
Io dico che a Napoli è servito tanto, proprio per farlo uscire fuori, per così dire, perché Napoli ha bisogno di essere esaltata, di essere vista. È come una bella donna, quando la guardi tutti i giorni non ci fai caso, quando poi la guardi, cioè una persona che viene da fuori e la vede e dice wow, proprio bella questa, no? E così è Napoli, noi la vediamo sempre, siamo un po' abituati, quindi la persona che viene da fuori si rende conto della vera bellezza di Napoli, noi siamo felici e soprattutto orgogliosi di averla messa in risalto e ecco, i premi che abbiamo, noi, per noi è Napoli il premio, cioè perché noi vogliamo esaltare Napoli, i talenti di Napoli, quindi viva Napoli, viva il cinema napoletano, viva i talenti napoletani. Il prossimo lavoro a questo punto, visto che ho usato la tua effigie internazionale? Forse c'è qualcosa in ballo ancora con Dolce & Gabbana, ma basta, non dico nient'altro. Vabbè, sono rimasti contenti, e il premio è giusto lì. Sì, 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 sì. Grazie a entrambi, grazie a voi e buon lavoro. La Gomorra, la serie, riceve un altro premio, ulteriore gratifica al lavoro di tutte le maestranze che sono dietro e di voi che ne esprimete il concetto e le espressioni dei registi Sollima, Comencini. Sì, 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 assolutamente. No, Gomorra è stato un lavoro infinito e un lavoro grandissimo per il quale io sono stato fiero di avervi partecipato. E noi eravamo qui stasera anche per un altro film che era Gramigna, che uscirà Sebastiano Rizzo. Di Sebastiano, esatto. E nel cast c'è Enrico Loverso, c'è Biagio Izzo, ci sono io. E sarà un film che andrà nelle sale a gennaio, sicuramente a gennaio, dicembre, fine dicembre, inizio gennaio. E ci sono, è una, questo film in particolare è un messaggio rivolto soprattutto ai giovani, è un messaggio di denuncia, è un messaggio di, che va a scuotere sicuramente le coscienze dei più giovani, e il tentativo è appunto quello di andare ad intervenire sotto questo punto di vista e di creare almeno un minimo di punto interrogativo su alcune cose, quindi così come lo è Gomorra evidenziando i lati negativi, lo è Gramigna evidenziando i lati positivi. Finalmente Napoli si appropria della sua paesaggistica e delle sue risorse dietro al volano culturale. Era ora, voglio dire, abbiamo un patrimonio che tutti ci invidiano e perché non sfruttarle al massimo? Sono solo felice per la nostra Napoli, per la mia Napoli insomma, io anche se non ci vivo più ci torno sempre con grande piacere, con grande emozione anche. E poi quest'anno il gala si freggia di nuovi contenuti, appunto la moda, interagendola dietro a queste sinergie, dietro anche al food, alla musica, come dire, l'importante è che ci sia espressione. Credo che il connubio moda-cinema sia nato già un po' di tempo fa, no? Credo che uno dei primi grandi della moda, Armani, abbia aperto un po' la strada a questo matrimonio, visto che mi occupo proprio di quello. E beh, bene che, meglio che la strada è stata aperta, è bene percorrere il nome. Spero che anche le nuove leve vogliano un po' avvicinarsi al cinema senza snobbarlo troppo, perché poi quelli della moda a volte sono un po' scettici su certi canali.